Ciao a tutti, bentornati su Io Risparmio, sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Oggi faccio un video di cui sono veramente contento di poterne fare menzione, perché si parla di un mio collega, nonché grande amico, Domenico D'Alonso, del canale Vivere di Dividendi, che è partito da pochissimi giorni con una campagna di equity crowdfunding sul portale di We Are Starting. Perché, per chi non lo sapesse, lui aveva questo progetto da parecchio tempo e voleva creare la propria società con un progetto di lunghissimo periodo che possa portare questa società poi ad essere quotata sul mercato italiano, sull'AIM. Per cui volevo andare a parlare di questa offerta, diciamo, che Domenico sta creando per la sua raccolta fondi, nella maniera più però distaccata possibile. La guardo come investitore. La guardo come persona che sta valutando un eventuale investimento, in modo tale che cerco di separare l'amicizia e conoscenza che mi lega con lui con quello che è poi effettivamente quello che ogni investitore dovrebbe fare, cioè andare a valutare un investimento dalla A alla Z nella maniera più asettica possibile, più distaccata possibile, cercando di capire veramente quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi e ovviamente alla fine trarre le proprie conclusioni. Per capire appunto se quell'investimento può essere adatto al nostro profilo di investitore. Ovviamente, per chi non conoscesse We Are Starting, andrò a fare poi successivamente un video in cui andrò a spiegare la piattaforma. Oggi non è questo il caso, mi va di parlare diciamo, di questo progetto in particolare, e lo andiamo a fare tramite i documenti che We Are Starting, e per cui la società che si sta creando, ha caricato sul portale di We Are Starting. Per chi volesse andare a dare un occhio, lascio anche un link qui sotto in descrizione che voglio ribadire che è affiliato, per cui nel momento in cui qualcuno si iscrivesse e andasse a investire su questo o su altri progetti, io ne trarrei un profitto, diciamo, dell'1% rispetto al capitale investito. Ma non è quello che mi interessa. Andiamo a parlare subito del progetto tramite le slide, appunto, di New It. Allora, questa è, diciamo, la presentazione PDF che chiunque può trovare sul portale di We Are Starting e va a spiegare un po' quello che è il progetto di New It, quali sono le peculiarità del progetto, cosa va a creare la società, in cosa vuole andare a specializzarsi e perché. Prima di tutto parliamo del fatto che i due soci fondatori sono Daniele Anzelotti e Domenico D'Alonso. Daniele recentemente, tra l'altro, è diventato anche consulente finanziario, ha sostituito diciamo, l'esame. Domenico invece continua a portare avanti la sua attività di investitore e anche di divulgatore sul canale Vivere di Dividendi, ma questo progetto, che ormai è in cantiere da un annetto e mezzo, si è alla fine andato a consolidare e a identificare con questa raccolta fondi, che non è l'unica raccolta fondi, ma ve lo faccio vedere poi nelle slide. Prima di tutto cos'è? È un progetto di una startup innovativa che ha come obiettivo quello di andare a sviluppare la propria crescita tramite la crescita del mercato italiano attraverso l'investimento in piccole e medie imprese e start-up italiane, sia dal punto di vista dell'equity, quindi nell'investimento nel mercato azionario e in quello di start-up non quotate, ma anche nel private debt, per cui nell'andare a investire nelle obbligazioni, nella parte, diciamo, di prestito sulle aziende. Quello che è il focus dell'azienda è quello di andare a cercare aziende che hanno alto potenziale, con, come direbbe Warren Buffett, dei moat, per cui un loro vantaggio competitivo non indifferente, che la possa andare anche a far crescere sul mercato italiano ma anche su quello internazionale, così come vuole fare New It andando a quotarsi fra qualche anno. Per cui la mission è quella di fare sviluppare il mercato italiano attraverso lo sviluppo di se stessa. E se la si guarda in questo modo, lo si potrebbe anche identificare quasi come un BDC, come una Business Development Company, che non dà solo però investimenti dal punto di vista dell'equities, ma che va anche a concentrarsi su una terza parte, la terza porzione, che è quella del debito. E lo fa non da sola, per cui non sono solo i nostri due avventurieri che si sono andati a buttare in questa avventura che potrebbe sembrare quasi impossibile, ma hanno dei partner importantissimi che hanno un know-how parecchio importante, che andiamo a vedere successivamente nelle slide, che secondo me danno un vantaggio non indifferente alla possibilità di questa startup di andare a raggiungere gli obiettivi che si è preposta. Prima di tutto c'è un vantaggio fiscale per chiunque investa in questa startup, che è un vantaggio del 50%, per cui si può praticamente, tra virgolette, guadagnare il 50% quasi subito, perché nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo si ha uno sconto fiscale sull'IRPEF del 50% per i primi 400.000 euro investiti, che
mentre per i successivi sono solo un 30%, che male non fa. L'investimento va tenuto almeno 3 anni per poter usufruire poi di questo vantaggio, perché se si uscisse prima dall'investimento, cosa tra l'altro non semplicissima, ma andiamo a parlarne a breve, si dovrebbe restituire teoricamente l'IPEF allo Stato. Quello che è il core business dell'azienda è il cosiddetto amore per l'Italia, cioè andare a contribuire alla crescita reale del paese investendo in aziende reali, che sono sia quotate e non, attraverso appunto questa dinamica del andare a crescere facendo crescere. È un po', uno potrebbe dire, un circolo vizioso, ma in questo caso è un circolo potenzialmente non rischioso, ma a rendimenti elevatissimi, perché si riesce a dare un'elevata produttività al paese attraverso la crescita dell'azienda stessa, di New It. Quali sono i fattori che fanno la differenza in questo caso? Esperienza, perché non si tratta solo del team di Domenico e Daniele, ma ci sono dei collaboratori e il board che andrà ad essere creato nell'azienda, che è in collaborazione con delle persone che hanno un'esperienza non indifferente. Un altro vantaggio è la conoscenza diretta degli amministratori delegati, e chi ha seguito Domenico per tanti anni sul suo canale sa benissimo che ha intervistato tantissimi amministratori delegati di aziende quotate dell'AIM, e per cui ha un contatto diretto con queste persone e sa anche le aziende, in questo caso, come si muovono, quali sono i suoi management, quali sono i suoi investimenti futuri, e per cui sa anche dove orientarsi nella scelta delle aziende in cui andare a investire. Hanno anche dei bassi costi di gestione, perché si tratta comunque di una società che va a investire, per cui non c'è tutto quello che è, ad esempio, un'azienda di tipo manifatturiero, che ha bisogno di comprare attrezzature o di andare a pagare della manodopera specializzata. In questo caso si tratta di una gestione prettamente locale, fatta a livello, non dico informatico, ma comunque a livello di servizio, e non ci si trova in una situazione in cui appunto ci sono dei costi fissi elevatissimi. E oltretutto si ha anche una possibilità di espansione, perché in base alle normative e all'ottica di cogliere tutte le opportunità industriali e fiscali, i campi di investimento possono essere diversi, perché l'AIM non è, diciamo, orientato solo a un determinato tipo di aziende, così come il private equity, e per cui l'investimento in startup o startup innovative non è solo orientato all'istituto tecnologico, ma può essere orientato a tantissimi tipi di forme di investimento che vanno a diversificare il portafoglio, e così, in questo caso, anche ad abbattere il rischio che l'azienda possa avere delle problematiche di tipo congiunturale, legato appunto a quello che è un settore specifico, perché va a diversificare. Prima di continuare col video, volevo ricordare che questo 20 ottobre alle ore 15 ci sarà una masterclass gratuita da parte di XTB. Appunto, è gratuita e si può partecipare iscrivendosi al link che trovate qui sotto nella descrizione del video. Ci sono 6 speakers e si può scoprire, appunto, per i neofiti, ma anche per chi vuole andare ad approfondire alcuni argomenti, come investire nel mercato azionario o diversificare il proprio portafoglio di investimenti. Fra i 6 speakers abbiamo anche Marco Casario, Mauro Caimi e Carlo Vallotto. Ricordo, 20 ottobre alle ore 15, ora locale, ora italiana, e tra l'altro durante la masterclass ci saranno alcune offerte esclusive solo per i partecipanti all'evento. Ma ritorniamo al video su New It. Come dicevo prima, la strategia di investimento è basata su 3 asset class particolari. Investimento in aziende quotate, e particolarmente allo Star e Lime, per cui le aziende a piccola e a media capitalizzazione del mercato italiano. Una seconda asset class, che è quella delle startup e private equity, e infine il private debt, per cui il debito privato, che non deve trarre in inganno, perché in questo caso intende debito ad aziende e non a privati come persone, diciamo, singole. Ci sono partner per ogni asset class. Per quanto riguarda quello che è l'equity e il private equity, We Are Starting, la piattaforma sul quale stanno facendo la raccolta fondi, è anche il gestore che andrà a fornire tutta quella che è la consulenza relativa all'investimento nel private equity, per cui un'azienda che ha avuto la possibilità di far investire a 1200 investimenti diversi fra società private e privati, e per cui ha un know-how molto importante. Poi c'è Hoop Consulting, che è la società specializzata in operazioni di investimento in piccole e medie imprese italiane, quotate e non, attraverso la forma di un club deal, per cui Hoop andrà ad aiutare quella che è la parte di Star & Heim. E infine Cryptalia, che adesso non si chiama più Cryptalia, ma ha cambiato il suo nome in Evenfi ex Cryptalia, che è la piattaforma di crowdfunding specializzata in private debt, e ci ho fatto anche qualche video su questo canale, per cui metterà in contatto le aziende con i progetti da finanziare per andare a sostenere, diciamo, gli investimenti in private debt per quanto riguarda New It. Una cosa molto importante è che il processo decisionale sarà diviso in diversi step.
L'advisory board, che non è solo composta da Daniele e da Domenico, ma sarà anche composto da diciamo alcuni personaggi, se così si può dire, alcune persone di rilievo che verranno dai grandi investitori istituzionali, e ce ne sono, ci sono trattative in corso con SCM Sim, per esempio, e questi andranno a proporre le varie società in cui andare a investire. Successivamente però l'advisory board, in base a questo ventaglio di società che viene presentato, andrà a selezionare quelle che secondo lei, secondo l'advisory board, sono quelle migliori per le quali andare a investire o ad ampliare un discorso. Questo passaggio in due fasi permette al vaso di board di andare a capire se effettivamente tutto quello che è stato presentato come possibile potenziale investimento è buono o no, e respingere eventualmente le proposte, magari dicendo no, questi investimenti secondo noi non sono proficui, non vanno bene per quello che è la nostra tipologia o filosofia di investimento, e respingere ed evitare in questo modo di andare a investire in progetti nei quali non si crede o che sono a un rapporto rischio rendimento troppo elevato. Infine, il terzo step, che viene preso dal CDA, qualora appunto dai colloqui e dall'analisi risulti che un'azienda rispetta tutte le caratteristiche e i parametri che vengono ritenuti importanti dal punto di vista della strategia di investimento, a quel punto il consiglio di amministrazione sceglierà queste aziende da inserire nel proprio portafoglio. Quali sono i criteri di investimento? Aderenza a dei valori e alla mission, per cui le società italiane con un forte potenziale di business globale e aziende con un comprovato impegno nelle tematiche ESG e con un focus o l'adozione di tecnologie high tech. Poi un approccio verticale con una struttura di business ben definita, una società AIM o STAR, per cui quota di minoranza però senza avere una presenza nel CDA, nelle startup con quota di minoranza con o senza presenza nel CDA, valore pre-money compreso fra 1 e 10 milioni di euro, società in fase di seed, fase di market, testing, scaling e no pre-revenue, e track record e ricerca di professionalità. Inoltre, investimenti funzionali alla creazione di sinergie e allo sviluppo dei software. Perché? Perché scopo dell'azienda Nuit non è solo andare a fare investimenti in questi tre asset class, ma creare un proprio ecosistema creativo. Infatti, Nuit ha cominciato già a produrre dei software, una app per la gestione del budget, ma ce ne sono altri in arrivo, e quelli li andiamo a vedere subito nella slide successiva, che è quella sul timing. In questa slide vediamo il timing che si è posto, che si sono posti Domenico e Daniele per quanto riguarda la crescita della propria azienda. In questo 2021, il lancio dell'app per il budget familiare e lo sviluppo app della gestione del portafoglio. L'app la potete già scaricare dall'Apple Store o dal Play Store, io ce l'ho, è una bella grafica, è molto funzionale, e chi volesse usarla appunto può andare a scaricarlo tranquillamente. In questo anno poi c'è lo scattone delle aziende target, per cui anche se non sono stati già aperti i finanziamenti, o almeno prima dell'apertura dei finanziamenti, già Domenico e Daniele stavano muovendo per andare a fare scouting delle aziende in cui andare a investire successivamente. E infine il primo round della raccolta del capitale con investitori cofondatori, che è quello che è partito adesso su Nuit, e per il quale, adesso vi faccio vedere, in pochi giorni, credo solo 5, sono stati già raggiunti 262.500 euro, con un obiettivo minimo di 100.000, e secondo me arrivano tranquillamente ai 400-500.000 euro, ma questo è da vedere. Nel secondo anno poi c'è il lancio della gestione del portafoglio, per cui tutto quello che è il tracking dei propri portafogli, gestione dei dividendi e così via, un aggiornamento dell'app del budget familiare e il primo round di investimenti in AIM e debt, per cui i primi investimenti nel mercato a bassa capitalizzazione italiano è quello che è il debito, e un secondo round di aumento del capitale di 2 milioni. E questo aumento di capitale avverrà dal 2022 fino al 2026, perché poi nel 2027 l'obiettivo centrale è di essere quotati al mercato AIM italiano. Nel 2023 poi si comincerà lo sviluppo e lancio della piattaforma dati sul mercato AIM e STAR, per cui nella piccola e media capitalizzazione italiana. Un secondo round di investimenti AIM e debt e il primo round di startup, per cui fino al 2023 non ci saranno investimenti in startup, proprio perché la Nuit, l'azienda, vuole prima andare a mettere le fondamenta per la crescita e poi andare a fare investimenti leggermente più rischiosi, perché come ben sapete le startup sono un po' più rischiose delle aziende quotate. Nel 2024 lo sviluppo software innovativo per gli investimenti, e quello partirà sia con un know-how interno, ma poi molto probabilmente andato a terziarizzare all'esterno, proprio per aumentare la produttività di questo software. Ci sarà un terzo round di investimenti nell'AIM e nel debt e un secondo round di investimenti in startup. E come dicevo prima, ogni anno l'aumento di 2 milioni di capitali. Il lancio del software avverrà nel 2025
e dal 2026 si comincerà ad aumentare lo sviluppo per il posizionamento della quotazione dell'anno successivo nel 2027. Come vedete, poi il timing è stato fatto su un periodo che va praticamente di 6 anni, quasi 7, proprio perché appunto è una visione a lungo periodo e Domenico e Daniele hanno voluto, diciamo, calendarizzare tutto per evitare di trovarsi impreparati. La crescita prevista dell'azienda è del 72% con uno scenario conservativo e quasi un 139% come scenario target, che in questo particolare momento, con questa tipologia di investimento, potrebbe essere tranquillamente battuto, perché ovviamente si tratta di startup e le startup, se vanno bene, tendono a crescere molto. Questa ipotesi è calcolata, come dice anche la nota a fondo a piedi di questa slide, considerando un portafoglio che secondo me è molto conservativo, in cui c'è un 60% di investimenti in AM Star, per cui in aziende a media piccola capitalizzazione quotate sul mercato italiano, un 25% in startup e un 15% in private debt. Quali sono gli advisory board? Dicevamo, il know-how che viene dei tre step, delle tre gerarchie. Anton Giulio Marti, fondatore e CEO di Hoop, che è una società specializzata in operazioni di investimento, e in questo caso andrà a fornire il know-how per gli investimenti nel mercato Star e AM italiano, proprio per la sua esperienza. Dal 2015 al 2020 ha lavorato anche per SCM Sim, per cui proviene da un'azienda che fa questo come mestiere, come equity portafoglio manager e responsabile corporate advisory e club deal. Poi c'è Carlo Levi, che è il cofondatore dal 2014 della piattaforma We Are Starting, nel quale poi andrà a seguire appunto tutto quello che è la parte relativa all'investimento in private equity, per cui si parte anche in questo caso da una persona che ha un know-how profondo. Dal 2010 è stato anche ricercatore presso la University of New South Wales e ha vinto l'European Talent Award del 2011 per Innovative Energy System, perché è una persona che, per quanto riguarda il private equity e le startup, ne sa tantissime. E poi Diego Dal Cielo, chi non lo conosce, l'ho intervistato anche io più di una volta qui sul mio canale, che è il CEO di Cryptalia, ex Cryptalia, adesso è VinFi, e si occupa appunto di andare a fare con la propria piattaforma investimenti nella parte, diciamo, debitoria per le aziende, obbligazionaria, e in questo caso lui sarà anche parte dell'advisory board nella selezione delle aziende a cui fare investimenti per quanto riguarda il private debt. I due fondatori, ovviamente li ho menzionati più di una volta, ma sono Domenico e Daniele, due persone che conosco di persona, rispetto tantissimo, con cui ci chatto su WhatsApp ogni tanto, e che sono due persone molto professionali che sanno quello che vogliono. Si vede anche da come è stata realizzata l'idea, da come è stata portata avanti. È un'idea che, se andasse a buon fine, e ovviamente di rischio ce ne parliamo alla fine del video, andrebbe ad avere un ritorno non indifferente per i propri investitori. Adesso andiamo a parlare di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi di un possibile investimento in UIT. Prima di tutto i vantaggi. Il vantaggio fiscale del 50% o del 30% in base a quando si riesce a entrare come investitore, appunto sulla tassazione. Questo già è un vantaggio, tra virgolette, assicurato, perché in un anno, anche se l'investimento va tenuto almeno 3 anni, in un anno si riesce a guadagnare il 50 o il 30% sul proprio investimento. Non è un guadagno, diciamo, di crescita del capital gain, però è uno sconto sul proprio IRPEF, sono soldi che comunque arrivano in tasca. Ricordo che per questo vantaggio bisogna essere investiti per almeno 3 anni all'interno del progetto. Un altro vantaggio è il fatto che l'advisory board proviene da un know-how piuttosto importante, tutti quanti hanno la loro esperienza, tutti quanti hanno anni di esperienza nei propri settori, per cui non sono gli ultimi arrivati, diciamo, sul mercato. È una startup innovativa italiana che punta al mercato italiano, per cui c'è quella tematica di investire quasi col cuore nel mercato e far crescere dall'interno la nazione, che è una cosa che, seppur un investitore non guarda mai con l'attaccamento alla bandiera, può essere un ottimo profilo di investimento, perché appunto il mercato AIM e Star sono quelli che, alla fine, rispetto a quello che il FTSE MIB rende un po' di più, rispetto appunto perché hanno dei potenziali di crescita maggiori, e anche il private equity, perché sì, appunto, le startup tendono a rendere maggiormente. Parliamo dei rischi. Ovviamente si tratta di un investimento illiquido, fino al momento della quotazione è particolarmente difficile andare a disinvestire, bisogna fare un qualcosa di privato, bisogna fare delle procedure piuttosto lunghe e si potrebbe perdere il vantaggio fiscale se ci si libera delle quote prima dei 3 anni. Inoltre è un'azione profondamente rischiosa, perché una startup può anche non andare a completare il proprio processo di crescita, potrebbe fallire prima.
e per cui bisogna anche rendersi conto e mettersi nell'ottica che si potrebbe perdere tutto il proprio investimento. Nel contempo ovviamente si può guadagnare tantissimo, però se avete soldi di cui potreste pentirvene se li andreste a perdere, ovviamente questo investimento non fa per queste persone. Un ultimo svantaggio è il rischio di inesperienza. Perché? Perché sia Domenico che Daniele hanno pochissime esperienze nel cambio imprenditoriale. Daniele in realtà ha un paio di aziende che porta avanti per conto proprio. Domenico è particolarmente esperto sul mercato immobiliare, è un imprenditore da quel punto di vista perché ha più di un immobile, però non è mai partito con un investimento di tipo aziendale, per cui imprenditoriale. Conosco tutte e due le persone e sinceramente credo che questo progetto possa avere un grande futuro. Io ci investirò, sì, ci investirò quello che posso, perché ovviamente per chi mi conosce sa che ho avuto dei problemi a metà anno e non ho una grossa disponibilità, però ovviamente andrò a investire soldi che so di poter perdere, anche se secondo me non andrò a perderli. Conosco le due persone, so chi sono, so come si comportano. Ovviamente non sto dando nessun consiglio di andare a investire nell'azienda, perché veramente è un investimento rischiosissimo, ci si può perdere tutto il capitale, però parlo da persona che ha analizzato il progetto, persona che conosce gli imprenditori, ma persona che conosce anche un paio di quei individui che vanno andando a far parte dell'advisory board, e li conosce praticamente quasi di persona. Non li ho visti faccia a faccia, ma ci ho parlato spesso al telefono, per cui so qual è il know-how di queste persone, come si comportano e qual è la loro vision imprenditoriale. Per cui questa è la mia analisi del progetto di Domenico e di Daniele, New It, una nuova realtà innovativa, una startup innovativa quotata per il proprio crowdfunding su We Are Starting. Trovate il link qui sotto se volete andare a iscrivervi a We Are Starting e a magari andare ad analizzare il progetto per conto vostro. E ovviamente, come dicevo prima, se andate a investire anche voi in questo progetto o in altri progetti, io andrò a guadagnarci un 1% sul link affiliato. Bene, spero che questo video sia stato esaustivo. Non sono andato troppo a fondo perché, essendo un progetto ad alto rischio, credo che in questo caso dare una panoramica sia importante, ma l'analisi molto di più per quanto riguarda quello che è investimento nel mercato azionario americano, che è molto liquido e ci si può uscire con un click, va affrontata con molta personalità, va vista molto in profondità da parte del probabile investitore, perché essendo molto più rischiosa bisogna prendersi qualche attimo in più per andare ad analizzare meglio il progetto. Se sei nuovo sul canale ti prego di iscriverti cliccando la campanella delle notifiche, anche così non andrai a perderti nessun video successivo. Ed anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. E ovviamente in bocca al lupo Domenico e Daniele per la vostra raccolta fondi. Ciao!